Tra i pi esercizi con cui i fedeli venerano la passione del Signore, pochi sono tanto amati quanto la Via Crucis. Attraverso il pio esercizio i fedeli ripercorrono con partecipe affetto l'itinerario del dolore che sboccia in gioia, della crocifissione che prepara la resurrezione, della morte che si muta in vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima di iniziare la meditazione delle sofferenze patite dal Signore Gesù per amore nostro, purifichiamo il cuore e domandiamone sinceramente perdono a Dio. Signore, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi, Padre buono, che la nostra vita si ispiri continuamente al mistero della croce che ora celebriamo in questo santo rito. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Quando condanno gli altri, quando li giudico, sei tu, Gesù, che io rifiuto. Signore, tu che non hai mai condannato nessuno, insegnami ad amare come tu solo sai amare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seconda stazione. Gesù caricato dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. O Gesù, tu porti con me il peso delle piccole e grandi sofferenze della mia vita. Ti prego, Signore, per tutti quelli che soffrono sotto il peso delle difficoltà, delle ingiustizie e dei dolori di ogni genere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Quando sono scoraggiato, quando tutto è difficile, o Gesù, donami la tua forza. Aiutami a risollevarmi, perché non resti schiacciato dalla mia tristezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra la Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Signore, ti prego per tutti i bambini del mondo che soffrono e che non hanno una mamma accanto per consolarli. La Vergine Maria, tua madre, doni loro la sua tenerezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Signore, adesso hai bisogno di me per portare la tua croce? Rendimi attento alle miserie di coloro che mi circondano. Quando li aiuto, sei tu che aiuto.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sesta stazione. Gesù è asciugato il volto dalla Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne aveva alcuna stima. Come la Veronica che asciuga il tuo volto per amor tuo, io possa confortare quelli che soffrono. Gesù, ti prego, per i malati, le persone anziane, sole e abbandonate, per tutti quelli che sono tristi e che io vorrei consolare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. O mio Gesù, anche quando prendo delle buone risoluzioni, stento a restarvi fedele. Gesù, ti prego, insegnami a non scoraggiarmi, ad accettare umilmente le mie cadute. Donami la tua pazienza e la tua forza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Tu lo sai, Signore, che io guardo più facilmente i difetti degli altri piuttosto che i miei. Insegnami a riconoscere i miei peccati e a seguirti nel cammino del perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Malgrado le mie cadute e le mie ricadute, io so, Signore, che tu mi ami sempre. Grazie, Gesù, mi risollevi e mi doni la gioia del tuo perdono nel sacramento della riconciliazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. Tu ci hai creati, Signore, a tua immagine e somiglianza. Tanti uomini sono offesi, disprezzati, oltraggiati. Tu, Gesù, li ami e riconosci la loro dignità. Insegnami a guardare con amore i poveri che incontro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Undicesima stazione. Gesù inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lui il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». «Sì, Signore Gesù, io ricevo Maria come mia madre. Insieme con lei mi fermo ai piedi della croce e con lei prego affinché il tuo amore arrivi a tutti gli uomini». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Signore Gesù, nell'ora della tua morte, le tue braccia sono grandi e aperte per accoglierci e offrirci il tuo perdono. Insegnami, Gesù, a perdonare come tu mi perdoni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce ed è dato in braccio a sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato, allora, ordinò che gli fosse consegnato.
Maria, quando ricevi il corpo di Gesù, il tuo dolore è immenso, ma Lui ti lascia la sua pace. E la tua pace, Gesù, che abita in me quando prego. Voglio vivere anch'io di questa pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Signore Gesù, che silenzio adesso e che vuoto! Tutto sembra perduto. Ognuno se n'è andato per i fatti suoi. Ma con Maria, tua madre, io veglierò e pregherò davanti alla tua tomba diventata tabernacolo. E tu, attraverso l'Eucaristia, torna a rinnovare il mio cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il vessillo della Santa Croce ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia sempre con noi.